Kylian Mbappé! Buongiorno a tutti, raga! Io sono Stickets e oggi siamo qua a fare uno spacchettamento unboxing di questa mini team box Match Attacks. E anche, raga, di 7 pacchetti della versione sempre uguale di Match Attacks. Che devo dire, raga, che come cards le sto veramente apprezzando veramente moltissimo. Infatti, secondo me, a parer mio, meglio dell'Adrenaline. Però, raga, io sono troppo legato all'Adrenaline, sono troppo legato al mondo Panini. Prima di cominciare con l'unboxing Match Attacks, vi voglio dire che alla fine del video, per chi rimane, per chi è interessato, raga, vi mostrerò quali card mi mancano nel raccoglitore, per vedere se siete più o meno avanti di me. Prima di cominciare col video, che lasciate un bel like, supporto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Raga, iscrivetevi, non vi costa nulla. Vi ricordo anche che per essere salutati dovete iscrivervi al mio canale e lasciare l'hashtag salutami sotto nei commenti. Detto questo, incominciamo questo mitico unboxing. Direi di cominciare a spacchettare la mini team box, la mini scatola. Che ce ne sono 4 collezionabili. Io ho scelto questa, raga, solo perché unicamente c'era in copertina Jamie Vardy. A me fa impazzire come giocatore, ignorantissimo, sono i tipici giocatori che vorrei in squadra. Ecco qua. All'interno troviamo un pacchettino con all'interno 45 cards. Eccole qua. All'interno di questa mini team box abbiamo Lionel Messi Silver Limited Edition. Raga, mi fanno impazzire a me queste card, veramente. Soprattutto se sono di Messi, Mbappé o Neymar o Ronaldo. Veramente mi fanno impazzire. Poi abbiamo Carvajal versione normale, Müller, Lainer. Poi abbiamo Llorente, il centrocampista dell'Atletico, Gueye, Poulsen, Akanji, andiamo veloce, Balanta, lo scudetto del Marsiglia, Ginter, Necham, Abram, Evans, Bruno Fernandes, ottima card, Wijnaldum, Goretzka, mamma mia quanto è grosso, lo scudetto di una squadra turca, Hermoso. Poi abbiamo Jardel, Hazard il fratello, Sarabia, Solomon, lo scudetto dello Zenit, Jack, Wan-Bissaka, Alexander-Arnold, Hudson-Odoi, Radu, lo scudetto juventino, il Papu Gomez, Milinkovic-Savic, che sì, Cristante, Handanovic. Poi abbiamo Lorenzo Insigne, Politano, lo scudetto da Roma. E poi, raga, passiamo a quelle un pochino più rare. Abbiamo Benzema Star Player, che a me fanno impazzire questi colori. Io volevo chiedere, raga, se avete visto il mio nuovo scudetto del canale. Spero che vi piaccia, lasciatemi un like se vi piace lo scudetto del nuovo canale e fatemi sapere sotto se veramente vi è piaciuto. Come dicevo, abbiamo Benzema, poi abbiamo Sommer, poi abbiamo Frimpong, Lewandowski Hat-Trick Hero, veramente bellissimo questi colori, raga, mi fanno impazzire. Ditemi se non sono belle queste card. Poi abbiamo Hastenberg, Klischman of the Match, e poi, raga, Kevin De Bruyne 100 Club, raga. Ditemi voi se non sono belle queste card. Mamma mia, di una bellezza assurda, fatte di un materiale normale, perché il materiale è normale, però veramente belle. Ora, ragazzi, passiamo ai 7 pacchetti della Match Attacks. Il prezzo di questi pacchetti, raga, forse già lo sapete, comunque rimane di 1 euro. Primo pacchetto da aprire, vediamo cosa ci uscirà fuori, sperando qualche limited edition rara. Vediamo. Abbiamo Sansol, Lovren, lo scudetto juventino appena anche trovato nella team, Ansu Fati Rising Star, bellissima, forse anche questa è... Kylian Mbappé! Eccola qua! 100 club, raga, bellissima la figura di Kylian Mbappé, la card più che figurina. Ma guardate, raga, che bella, mamma mia. E poi abbiamo Aurier. Ragazzi, andiamo col secondo pack. Siamo partiti fortissimo, ragazzi. Nel secondo pack abbiamo Pauls, Jordan Henderson, Acerbi, Mattias Vecino, Mason Greenwood Rising Star, bella anche questa, veramente, veramente bella. E poi abbiamo Dele Alli. Terzo pack, vediamo cosa ci dirà adesso. E abbiamo, raga, del Bayern Monaco Niklas Schüle. Poi abbiamo Akanji, Christian Pulisic, Zlatan il Dio Ibrahimovic. Poi abbiamo, oh, bella questa, Gnabry Star Player. E poi abbiamo un altro Gnabry Hat-Trick Hero. Quindi, raga, doppio Gnabry nello stesso spacchettamento, nello stesso pacchetto. Veramente bello, tra l'altro. Andiamo col quarto pacchettino, vediamo cosa ci uscirà fuori. E abbiamo Bernardo Silva, Visca, Sommer. Poi abbiamo lo scudetto napoletano. Poi abbiamo Perry Rising Star. Oh, 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 raga, 100 club c'è scritto sotto. 14 milioni di euro. Chi è? È il polpo, è lui. Vediamo. Il polpo Pogba, 100 player, boom, ragazzi, bellissima, mamma, mi fa impazzire. Le carte 100 club sono bellissime tutte quelle speciali, ma quelle 100 club veramente hanno qualcosa in più. Andiamo col pack successivo. Abbiamo la up card gratis, poi abbiamo Rakitic, il portiere del Benfica, Salemakers del Milan, poi abbiamo Harry Kane, Antonio Rudiger Star Player, e la rara è, Man of the Match, Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram. Penultimo pack. Vediamo cosa ci dirà adesso. Abbiamo sempre la solito up cards gratis. Poi abbiamo Gerard Piqué Club Hero, Kerer,
McGregor, che non è il pugile, non è col di UFC, Manchester United scudetto. Un altro Radu che avevo appena trovato, era rara, Rising Star Rodrigo, raga, che cosa già dovrei averla, però fa sempre piacere trovare le doppie, perché veramente sono ottimi giocatori giovani. Ultimo pacchetto match Attacks, e poi vi faccio vedere come sto messo con l'album Adrenaline, il mio raccoglitore. Abbiamo l'Up Cards gratis, come sempre. Angel Correa, The Celtic, lo scudetto, Dennis Pratt, Alexandro, poi Mkhitaryan che arriva da una tripletta in campionato, e poi abbiamo Dagba, raga, che non lo conosco, qua ad essere un giovanissimo del Paris Saint-Germain. Speriamo di conoscerlo molto presto, sto ragazzo, che potrebbe essere la sua rookie. Comunque, raga, le card di spicco di questo spacchettamento sono Kylian Mbappé versione 100, versione 100 Pogba e versione 100 De Bruyne, e poi abbiamo la Silver Limited Edition di Lionel Messi, che ogni singola figura di Messi fa sempre piacere averla. Detto questo, vi faccio vedere a che punto sono con le... Allora, ragazzi, queste sono le mie mancanti Adrenaline, me ne sono scritte su questo foglietto, e me ne manca una della Juve, una della Roma, due del Milan, tre del Sassuolo, una del Parma, una del Bologna, due del Cagliari, due del Benevento, una dello Spezia, mi manca uno specialista e una stella. In più mi mancano qualche card base delle versioni Plus, però più o meno le ho quasi tutte. Poi mi manca qualche mister, che forse mi manca veramente un bel po' di mister. E poi mi manca una, due top plus, una diamante, quasi tutto completo. Comunque, raga, guardate voi cosa mi manca. In più, raga, quelle importanti sono Mkhitaryan, che si Platinum, e Arturo Vidal, top player plus. Facciamo una rapida carrellata di cosa mi manca. Vi faccio vedere velocemente il mio raccoglitore. Vedete voi poi cosa mi manca. E scrivetemi se avete le figurine che mi mancano. Anche solo per farmelo sapere. E soprattutto scrivetemi sotto nei commenti quali vi mancano a voi. E soprattutto quante. Siamo alla Lazio, la Roma. Qua me ne manca una Roma che non so chi sia. Il Milan, mi manca Donnarumma del Milan. Comunque, ragazzi, abbiamo quasi tutte quelle base. Possiamo saltarle, secondo me. E siamo arrivati alle idole, raga, che delle idole non me ne manca manco una. Guardate qua che belle. Più o meno sarò al, come dire, saremo al 95% della raccolta. Veramente mi manca pochissimo. Qua la specialista che mi mancava, come vi dicevo. Poi siamo arrivati agli assist man, ai bomber, alle stelle, anche delle stelle mi mancano un po'. Qua sta uscendo questa carta. E poi arriviamo alla pagina dei top player, raga. Ronaldo ce l'abbiamo, Lukaku ce l'abbiamo, ci mancano Immobile e il Papu. Il Papu me lo dovrebbe mandare il mio amico Andrea Torti. Ibra ce l'abbiamo, la Tempesta Azzurra ce l'abbiamo, la carta invincibile. Passiamo agli allenatori, mi manca Pirlo. Mi manca anche Gasperini. E così. Poi siamo andati al top plus, qua me ne mancano due. Poi abbiamo il diamante, le idolo. Poi abbiamo qualche specialista, difesa superabile, assist man, stella. E poi abbiamo già anche Paolo Di Bala, top player. E poi abbiamo tutte le versioni limited edition che ci mancano. Che ne manca solo una, che dovrebbe uscire col bomber di questo mese, del mese di novembre. Che dovrebbe essere proprio questa carta qua. Quindi tutto completo, manca solo questa. Raga, detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like. E ora passiamo direttamente ai saluti. Ragazzi, con questa bellissima card di Robertino Lewandowski versione Hat-Trick Hero, voglio salutare Squarehead Lore, Jonathan, Christian United, TT Smart Pad, Cosimo, Loreon 60Hz, Asen, Nicolas, Lorenzo CR7, Michele e Anna, Giulia, Giovanni, Albi, Maxim Sanchez, Lasteri, Darsana, Mitz08, Orgito Juve e Zanna. Raga, detto questo, vi lascio al prossimo video!